Amici di Street News, siamo qui col mister Franco Colomba, già allenatore di Napoli, Salernitana, Regina, Avellino e chi più ne ha più ne metta. Allora, mister, cosa significa per lei questa serata? Che significato ha per lei questo premio ricevuto? Mi rende veramente molto contento. Fra l'altro Nello Odierna è un amico da tanti anni, quindi fa sempre cose interessanti per beneficenza e memoria di amici, e questo gli fa onore. Poi sono contento di tornare qua a Napoli, perché ho vissuto una stagione, per quanto travagliata, però che alla fine mi ha ripagato per le soddisfazioni di raggiungere una salvezza in Serie B, che per il Napoli non è nulla, ma in anni di magra come quelli, in prefallimento, è stato un bel traguardo. Un giudizio sull'operato di mister Ancelotti. Ancelotti è venuto perché credo che il ciclo Napoli, che parte da Mazzarri, da Benitez e poi con Sarri, sia arrivato un po' in fondo, no? E quindi chi meglio di un allenatore navigato, esperto, per far così passare indenni questo periodo. È un rinnovamento che piano piano verrà fatto. Ancelotti comincerà a dettare quelle che sono le sue idee al presidente, e penso che possa riuscire a costruire una squadra che nel giro di qualche anno possa insidiare, mi auguro, per Napoli, che lo desidera tanto, quello che è il dominio della Juventus. Non so se ce la farà, però anche quest'anno è arrivata seconda, ma deve essere considerato un ottimo traguardo, anche se a Napoli onestamente non sono contenti del tutto. Per poter ridurre il gap con la Juve, cosa serve realmente al Napoli? A cosa serve? Serve, innanzitutto, c'è un potenziale economico diverso, però operando bene, andando a cercare giovani validi, giovani che vogliono mettersi in mostra e soprattutto che siano veramente all'altezza del nostro campionato e all'altezza anche dell'Europa, che il Napoli sta praticando sempre con molta frequenza ad alto livello. E poi trovare anche un paio di super giocatori che non siano da scoprire, ma che possano veramente aiutare i giovanissimi a fare la loro carriera e a rendere il Napoli più competitivo. Mister Colombo, lei che ha anche giocato negli anni 80, è più difficile il calcio degli anni 80 e 90 oppure il calcio di oggi? Ma insomma, gli anni 80, allora c'era più qualità in determinate squadre, perlomeno era un campionato più equilibrato. Adesso c'è un gap troppo grande fra la prima e le ultime, ma non soltanto fra la prima e le ultime, ma anche fra la prima e le seconde, come si è potuto ben vedere quest'anno. Io non parlerei di difficoltà, adesso è difficile in un modo perché c'è molta più aggressività, molto più il campo un po' più ristretto, si gioca in poco spazio, e ai nostri tempi però si giocava qualitativamente in maniera superiore, secondo me. Lasciamo un saluto ai nostri lettori, i lettori di Street News. Vi saluto caramente, spero che il Napoli vi possa regalare tante soddisfazioni. Grazie. Prego.